Salve a tutti ragazzi, io sono qui in questo video per presentarvi questo set di forche CSZ create da Didi Mod Passion. È un set di forche usato per la raccolta, cioè il carico di balle di paglia, fieno, di bancali di lana o bancali dove ci sono le piante per gli alberi. E oggi sono qui a presentarvele. È l'ultimo set, comprende tutte quante le forche, comprese quelle che ho fatto vedere nel vecchio video mesi fa. Faccio vedere in velocità quella che ho già presentato. Questa qui è la solita, si potete caricare anche tre balle rettangolari, potete anche alzare e abbassare il supporto per avere due o più balle da caricare. Poi ve lo faccio vedere, passo in velocità. Stessa cosa anche per questa qua ne carica due. Questa invece è per le rotoballe, balle tonde in pratica. Questo qui è il supporto per sdoppiarlo, averne due, potete caricarne due. Poi vi faccio vedere in dettaglio perché è un po' complicato, è la forca della bestemmia in pratica. Stessa cosa anche questo qui, ne dovrebbe caricare due o tre, penso più tre dato i supporti che servono per tenere ferma la balla. Questa invece è la forca sdoppiata per il carico dei bancali, ad esempio bancali di lana, bancali di dove ci sono gli alberi. Quindi voi caricate due bancali al colpo, quindi è molto comodo. Questo invece è singolo, quindi caricate uno alla volta, un po' più rompipalle, ma diciamo che non è male, dai, sono fatte bene come forche. Questo invece è il supporto posteriore, potete attaccare qualsiasi attrezzo che volete di questi qua. Voi attaccate dietro al trattore e automaticamente potete usare qualsiasi di questi attrezzi qua. L'ultimo invece è una pinza per rotoballe fasciate, però di solito rotoballe fasciate vengono usate, ad esempio, non so, a casa vostra avete finito lo spazio dove mettere le balle, fasciate le balle di erba, le mettete là a fianco del campo e dopo, quando vi servono, andate a ritirare, le prendete, le caricate con questa pinza apposta che non ha spuntoni né niente, quindi non bucate la balla di paglia eccetera e erba. Quindi noi afferrate dall'esterno, la caricate, poi le aprite da casa, la buttate dove volete, magari sul carro miscelatore per fare razione mista eccetera, quindi non avete perdite di erba in giro per strada magari. Bom, partiamo subito col primo, questo qui. Allora, potete avere il carico automatico delle balle, in pratica voi premete, perdonate sempre i lag, lo so che sono rognosi, ma purtroppo guardate pazienza. Allora, premettevi carico automatico delle balle, in pratica io mi avvicino alle balle e loro si caricano in automatico. In questo caso è disattivato, io premo V un'altra volta e si attiva, vedete? Allora vi trapassano le balle, quindi finché voi non le mollate, loro possono trapassare anche i muri. Come vedete, ad esempio, adesso ne ho caricate 3 al colpo. Premo Z e stacco le balle. Se voglio prendere due, vado qua vicino, premo V, vedete che si aprono questi ganci qua, ve li faccio vedere di nuovo, mi avvicino anche un po', si alzano, si cavano questi ganci e si abbassano queste staffe qua. Quindi io ora, avvicinandomi, raccoglio solo due palle. Se invece voglio raccoglierne tre, semplicemente tiro sul supporto con V, salgo di nuovo e me ne carica tre magicamente. Poi avete anche la camera, premendo, ecco, tasto C, avete il supporto qua, telecamera che segue la vostra pinza, la vostra forca o pinza, quello che avete, e vi aiuta a centrare meglio il bersaglio. In questo caso io devo cercare di ficcare queste balle qua senza far casino. Perfetto, un paio di balle, le abbasso qua, là. Vedete, sono un po' stortine, ma chi se ne frega. Se poi voi magari volete, non so, accorciare la distanza delle forche perché magari avete balle più piccole, premete Alt sinistro più Q, togliete le coppiglie qua, premete C, selezionate i supporti, Alt C di nuovo, Alt Q nu di nuovo, C, tirate fuori le forche. Keypad 1, numpad 1, potete scegliere se metterle qua o l'altro invece keypad 3 o lasciarle come prima.
Quindi rilascio come prima, premo C, rimetto di nuovo le punte qua, C di nuovo, Alt Q, chiudo, C di nuovo, Alt, se ho detto C di nuovo, C, Alt Q, e a posto. Sistemato tutto. Stessa cosa per le altre due forche, sempre da valle. Anche le altre non hanno bisogno di niente, tanto sono fisse. Un'altra cosa che vi faccio vedere, vabbè, questo qui è il supporto, vi faccio vedere lo supporto. Questo qui è il supporto posteriore per le vostre, per il vostro attrezzo sperimentale. Non so, volete caricare bancali? Scaricare sì, però vedete, allora avete questo supporto qua, avete tasto sinistro del mouse, andate destra, no, sinistra, destra, e con V abbassato, perché mi dovete selezionare l'attrezzo, sfogliato tasti, cavolo. Ecco, probabilmente selezionate la forca qui, no, il supporto, scusate, premete V e si abbassa, premete V e si alza di nuovo, e qua è a posto. Niente di complicato, niente di strano. Un'altra cosa che hanno aggiunto è, allora, vedete che sono delle forche per il trattore. Se magari voi volete usare, non so, telescopico o la ruspa, potete semplicemente premere N, vi compare infatti il tasto in alto a sinistra, c'è scritto N. Io se premo N, che adesso qua non mi viene più fuori, perché, ecco, maledetto, stramaledetto, beh, proviamo con un'altra roba. Se magari, non so, uso il bulldozer o uso il telescopico e voglio avere queste forche qua, sarà arrivato a comprare le forche diverse, premo N e mi spunta fuori questo schermata e mi dice scegli quale attacco mettere alle mode CSZ. Con A avete quello da trattore, come vedete. Di, ecco, potete scegliere quale supporto preferite per il vostro mezzo. Se io ad esempio ho questo, premo invio e mi cambia il supporto. Come notate, il supporto è diverso. Se io voglio invece avere il supporto da trattore, caricatore frontale, premo N, seleziono, vedete, selezionato, rileva già dove avete applicato la forca, premo ok e il supporto si modifica. Come vedete lo fa già in automatico, quindi non serve. Poi io qua appoggio e vi faccio vedere questo qui anche, che praticamente è come quello di prima, solo che anche questo vi può caricare 3 balle al colpo. Come vedete ha i supporti sopra. Premo V, mi avvicino, non succede un cazzo. Proviamo di nuovo, mi avvicino, vi e voilà, ecco qua, vedete, anche questo qua carica 3 balle al colpo. E se magari voglio ad esempio, non so, fare a mano per essere più realistico, premo V, le balle non me le raccoglie più in automatico, io posso inforcarle da solo, vedete, mi avvicino, premo X e le balle restano. Ho detto premo X, boh, e le balle dovrebbero essere ferme al loro posto senza muoversi. Come vedete non si muovono praticamente, vedete sono incollate. Quindi se magari voi volete essere precisi come nella realtà, magari senza usare trucchetti eccetera, e bestemmiare un po' con le balle, usate questo sistema qua e siete a posto. Voi appoggiate, X stacca, mollate e a posto. Anche questo qui potete regolare se prendere due più balle. Stessa cosa, vedete anche i supporti qua che si possono sganciare e accorciare e allungare la distanza tra le punte. Vi strobo qua dei perni. Boh. E ora passiamo alla parte più bestemmiosa di tutte, che è quella dannata forca qui che vi dicevo prima per caricare le balle.
tonde. Prima cosa prendete il supporto, che è questo qui. Boh, verifica dello stato in corso, verifica se la seconda pinza può essere attaccata all'attrezzo. Sì, boh. E ora compito vostro è quello di attaccare sto dannato supporto. Allora, come vedete, vengono fuori dei braccio di sinistra, sarebbe chiuso. E ora voi diventate una specie di meccanici. Pratica, ecco, promette alt sinistro Q, vi viene questa, viene fuori questa chiave inglese, che in pratica, adesso vi faccio vedere meglio un po', vediamo così, ecco. In pratica voi dovete col tasto sinistro avvicinare la chiave, premere numpad 9, svitare, premere il 3, girare di nuovo la chiave dove era prima, premere di nuovo il mouse sinistro 9 e vedete che cambia, viene fuori CCO. Io premo 3 di nuovo, avvicino di nuovo la chiave, premo 9, tutto OOO. Leggete voi, allora c'è scritto braccio dado sinistro chiuso, dado destro aperto. Infatti, come vedete, è tutto aperto. Premete Q, no, cos'era? C, cambiate il bullone, fate la stessa cosa, ve lo faccio vedere di nuovo, vi avvicinate con la chiave inglese, premete il tasto sinistro del mouse, 9, questo è svitare, 3, avvicinate, 9, 3, avvicinate, 9, tutto aperto, boh. Premete di nuovo C e vi fa la stessa cosa anche dall'altra parte, avvicinate, premete 9, svita, 3, riposizionate dove era prima, sinistro, 9, svita, 3, sinistro, 9, svita, boh. Adesso qua è tutto, tutto aperto, quindi vuol dire che il supporto è stato sganciato, l'ultima punta qui è fuori, vedete? Anzi, qua non si vede, però poi vedrete bene. Ecco, ho dimenticato una cosa, scusate, ma allora voi, ecco, e il bullone se ne va via. Avete fa... mi sono anche incastrato, madonna, ah, mi sono incastrato. Boh, come vedete viene fuori, devi prima completare il montaggio della pinza mordente, che in pratica è quella con le... con ste ponte qua, insomma, ecco, premete C, torniamo qua dove eravamo prima, 3, e si svita. Stessa cosa sull'altro, premete 3 e si svita. Stessa cosa l'ha fatta sull'altro supporto, scusate ma era stato un lapsus, diciamo che è un po' complicata la cosa. Avvicinate, 9, 3, rigirate la chiave, avvicinate, 9, 3, sinistro, 9, 3 di nuovo, avvicinate e si svita. Ora voi, come vedete, tutto svitato, quindi potete, quindi left alt q, vedete, adesso ve lo faccio rivedere, tranquilli, ecco, allora c'è questo bancale qua che sparisce quando voi inserite, allora vi avvicinate, premete left sinistro alt sinistro q, gli spuntoni si tolgono, si reinseriscono e voi avete la vostra pinza inserita, premete c, allora era n e inserite i bulloni, vedete, si reinseriscono da soli, tutto tutto aperto, quindi voi dovete fissare di nuovo le vostre, i vostri dadi, premete 3, tutto o, 9, 3, 9 e 3, chiuso, boh. Passate alle altre, vi ripeto di nuovo, no, scusate, ho tolto il dado, perfetto, N lo rimettete, riprendete la chiave, 3, chiudete, 9 lo rigirate, avvicinate, chiudete, finché non vi spunta fuori CCC, cioè chiuso, boh, questo è fatto, passate al prossimo, 3, fissa, 9, girate, sinistro, 3, fissa, 9, girate, sinistro, 3, fissa,
Vedete, tutto CCC. Adesso manca l'ultimo, che è questo qui. 3, fissa, girate, sinistro, sinistro, 3, 9, 3. Oh, perfetto. Tutto fissato. Fate scomparire la chiave con Alt Q. Vedete? Compare, riappare. E a posto. Ora voi avvicinate a un gruppo di balle. Premete O, posizione operativa. Le forche si aprono. E come vedete fa attiva caricamento automatico. Perché se voi provate ad esempio a caricare una balla normalmente, ora vi faccio vedere, in questo caso io mi avvicino a questo gruppo di balle, la ferro dietro, la ferro, ecco, metto qui, faccio, chiudo, e non me la ferra, quindi io cosa faccio? Premo O, premo V, e vedete che la ferra da solo, senza problemi. Poi voi col tasto del mouse col sinistro potete alzare e abbassare, ad esempio magari siete sul rimorchio, prendete, abbassate, Z, e voilà, palla posizionata perfettamente senza problemi. Come ho detto prima, funziona solo con le balle tonde, quindi è inutile che... Ops, ecco, come vedete non funziona con le balle triangolari, quindi è inutile che fate disastri per niente, come ho fatto in questo caso. Allora, boh, come vedete ne ho presa una adesso. Appoggio, Z, apro, vado indietro, torno avanti, e voilà, me ne ho presa due adesso, perché io appoggio, come ho fatto vedere prima, io appoggio per terra, vado indietro e me ne farà altre. Adesso io qua rimetto, rimetto qua, appoggio a terra, Z, deve essere perfettamente a terra, e voilà, a posto. Balle perfettamente posizionate, balle che non svolazzano in giro, non hanno collision, che fanno partire per aria. Le avevo già provate una volta, devo dire che sono veramente ottime, non come quelle del gioco dove devi bestemmiare per raccogliere gli stupidi bancali. Questo qui hanno il carico automatico, quindi cioè raccogliere le balle dentro è una cazzata, insomma. Mi avvicinate e ve le raccoglie in automatico. Soprattutto quelle rettangolari che sono un po' un casino, essendo qua fatto un po' di disastri. Devo dire che sta roba qua non è mai stata fatta, quindi devo dire che è una bella roba. Molto laboriosa da parte loro. Comunque è veramente ottima. Voi avvicinate qui, sempre così. Dopo, tranquillo, dopo un po' diventerà automatico, imparerete un po' a fare sta roba. Che è un po' un casino all'inizio, perché dovete starla a girare tre volte la chiave, non una volta, quindi è diventato un po' un casino. Però dopo col tempo imparate anche voi a usarle bene. Infatti, come vedete, sto già imparando. 3, vedete, sono già al terzo bullone, manca uno. Come vedete, ci vuole un pochissimo tempo, basta saperlo usare, basta starla un po' a capire e si fa subito. Poi cos'era l'altro tasto? Era ecco, vedete, già mi sono già incasinato, dico sì, semplicissimo, sì. Ok, lo ammetto, mi sono perso. Bene, Q, la left Q, e tada, tornato qua di nuovo. Ecco, una cosa utile che se mai voi dovete portare in giro questo supporto qui, prendete una di questo attrezzo qua, attaccate la forca e ve lo portate in giro. Quindi doppio uso e siete a posto, non avete problemi di niente. Qui vi dice completate prima il montaggio del mordente, della pinza, e poi potete andare in giro, se no non funziona. Così. No, non funziona, vedete. Quindi dovete starla a smontare e rimontare tutto qua. Comunque ragazzi, complimenti a Didi Mod Passion per questo bellissimo set di forche. Direi che lo potrei anche usare in una mia serie, se mai farò una raccolta di balle. Comunque ve lo consiglio assolutamente, sono forche fantastiche, veramente ottime. Nessun problema né niente, semplicissime da usare, non c'è problema nel
capire come funzionano. Questo qui ha bisogno di un attimo di attenzione da parte vostra, quindi mi raccomando, guardate e osservate bene, ascoltatemi bene, se no non mi capite più. So già che magari qualcuno di voi verrà qua a domandarci perché non funziona, perché non riesco a caricare, a attaccare il supporto. Io vi dirò sempre, noi vi diremo sempre, guardate i nostri video, guardate e ascoltate. Vi facciamo apposta questi video per farvi anche vedere come funzionano le cose. Poi voi non ascoltate, cavoli vostri, noi li facciamo. Se poi non ascoltate, noi vi diciamo solamente andate qua, cercate questo, questo, questo e boh. Se poi proprio non riuscite a capirvi, non possiamo farci nulla, eh. Se noi facciamo i video, ma non è che possiamo stare qua ogni volta a farvi tutto i passaggi passo per passo. I passaggi ve li ho fatti vedere qua, quindi vi basta guardare, non c'è bisogno di star là a spiegarvi tutto. Vedete anche la chiave che gira, wow. Vedete, supporti fissati, eccetera. Vi consiglio assolutamente di guardare questo video se non sapete come usarle, ascoltatemi attentamente e capirete subito al volo come si fa. Bene, dai, direi che per questo video è tutto, niente da dire, spero di aver spiegato tutto bene, spero di non essere partito a schegge come sempre, o come un razzo a parlare. Diciamo che sono fatto così, quello che so lo dico, lo sparo a raffica, magari non mi capite, fatemelo sapere, cercherò di andare un po' più lentamente a spiegare, anche magari evitando di farvi ciappare sonno. Quindi cerco sempre di, non so, magari fare un po' di battutine, cazzate varie, eccetera. Tanto questo di ciappare sonno. Sì, ma ragazzi, complimenti ancora di Mod Passion per queste bellissime, bellissime assate di forche. Se avete problemi con queste forche qua, magari posso fare un tutorial a parte per spiegarvi esattamente come funzionano. Chiedete voi, io vedrò di fare qualcosa. E con questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!